Sono appunto il direttore di Pegaso dal 2009. Pegaso è il fondo pensione contrattuale delle imprese e servizi pubblici utilità. Il nostro fondo ha 33.000 iscritti su una platea di circa 50.000 e ha un patrimonio gestito di 1 miliardo e 170 milioni di euro. Dal punto di vista finanziario, il fondo pensione ha vissuto e forse potrebbe ancora vivere, come è stato detto oggi, un importante stress test che ha messo alla prova quanto abbiamo costruito in questi anni. È importante comprendere, come è stato anche già detto da altri miei colleghi, come un fondo pensione contrattuale debba essere progettato per affrontare queste fasi senza interventi dell'ultimo minuto da parte dello stesso fondo, dal momento che la governance dei fondi pensione contrattuali non consente facilmente interventi tempestivi e anche nei casi in cui possano essere adottati potrebbero a posteriori risultare non coerenti e dannosi. Nel caso di calo, nella fase di calo, il fondo pensione si è comportato bene, riducendo le perdite rispetto a quelle dei mercati di riferimento. Nella fase del violento rimbalzo abbiamo sofferto la caratteristica peculiare di questo movimento che si è concentrato su pochi settori e su alcune aree geografiche. Tuttavia, nel complesso ci riteniamo soddisfatti, anche se purtroppo la fase di turbolenza non sembra finita come la seconda metà di ottobre ha dimostrato. Nella nostra evoluzione di investitori istituzionali stiamo puntando su quattro temi, proprio per affrontare in modo più efficace queste situazioni. La prima è stata largamente affrontata da quasi tutti i partecipanti di oggi, è l'introduzione dei private markets. Abbiamo avviato proprio quest'anno il mandato in fiat di private equity nell'ambito del progetto IRIDE, di cui si è parlato in altri incontri. Stiamo avviando un percorso analogo nel private debt. Inoltre stiamo esaminando con grande interesse il progetto CDPS Fondi Pensione che riteniamo complementare alle iniziative intraprese. La dimensione del fondo pensione, le nostre caratteristiche peculiari e quelle dei mercati dei private markets ci portano comunque a cercare soluzioni condivise con altri investitori. Il secondo tema è quello di cercare di essere sempre più sostenibili. Siamo convinti che la sostenibilità sia una caratteristica importante per il fondo pensione e ne vediamo anche i benefici in termini di rendimento corretto per il rischio. Quindi vogliamo proseguire questo percorso già intrapreso da alcuni anni per diventare sempre più investitori sostenibili. Il terzo tema è la gestione attiva. La complessità del mondo finanziario che stiamo vivendo richiede gestori attivi con competenze specifiche per poter affrontare fasi come quelle attuali. Il fondo pensione non può intervenire nel breve periodo, ma deve aver costruito un assetto che permette ai propri gestori di agire nel modo più idoneo in determinate fasi. L'ultimo tema non è tanto relativo alla parte di gestione finanziaria, ma quanto di offerta per i propri iscritti. Il quarto tema è il life cycle. Noi abbiamo introdotto questa bussola che permette agli iscritti di semplificare il rapporto con la gestione finanziaria del fondo pensione e ridurre le reazioni emotive come quelle che si sono sperimentate a marzo. Avere questa strategia ci ha sicuramente aiutato nel dare un punto di riferimento a chi ci ha chiesto proprio nel mese di marzo supporto su come agire.